Manu Benelli, un pezzo della storia della pallavolo italiana, in questi giorni a Bari per seguire questi mondiali femminili. Sì, sono partita da qua, adesso risalgo, oggi parto, vado a Roma, così vedrò un po' le partite anche a Roma. Diciamo sì, in doppia veste, la prima di spettatrice ovviamente appassionata e l'altra anche per promuovere un po' il mio nuovo progetto, che è questa scuola per palleggiatori, che sarà un po' anche itinerante sia per l'Italia che anche all'estero, quindi sono venuta a proporre un po' di palleggio. Diciamo così. Facciamo un po' le carte a questo mondiale. Cosa vedi in prospettiva in ottica finali di Milano? Ma io credo che ho letto l'intervista della Sicora l'altro giorno sulla Gazzetta e credo che abbia detto la cosa più giusta, cioè che questo mondiale è talmente lungo che conta veramente quanto c'è la capacità della squadra di stare insieme, questo è di sopportare la lontananza, di sopportare il collegiale, di sopportare la vittoria e la sconfitta, insomma credo che alla fine queste caratteristiche siano quasi più importanti della forza che mettono in campo, anche perché almeno qui a Bari, come si è visto, c'è grande equilibrio. È una tematica che tocca direttamente la nostra Italia, quello delle giovani nella pallavolo, lo abbiamo visto qui a Bari con Melissa Vargas di Cuba e tante altre giocatrici giovanissime presenti in questo mondiale. Insomma, le giovani è giusto che calchino subito i campi internazionali, subito i campi di competizioni importanti. Sì, è giusto, sai, poi dipende anche da cosa vuoi fare, da qual è il risultato. Cuba lo sta facendo, ma non ha il risultato, non ha nel mirino la vittoria di questo mondiale, c'ha nel mirino magari la vittoria delle prossime Olimpiadi. Mi spiego, noi non stiamo mettendo in campo una squadra sicuramente giovanissima, avendo richiamato un po' tutte le, diciamo così, le senatrici, ma è giusto perché noi questo mondiale lo giochiamo per vincere e quindi quando si gioca per vincere io credo che non si debba guardare né all'età né a nient'altro, ma semplicemente a chi gioca meglio. È scritto su tutti gli annali e su tutti i libri della pallavolo Manu Benelli, il suo passato, la sua storia con la nazionale italiana. È passato, sì, beh, diciamo che è stato un bel periodo della mia vita, diciamo un buon tre quarti della mia vita pallavolistica, quella con la nazionale, quindi io non ho mai avuto la fortuna di giocare un mondiale in casa, ma di giocare tre mondiali sì, quindi so e capisco qual è l'atmosfera che si vive ed è sempre bella e emozionante. Tre palleggiatrici per la nostra nazionale, Lo Bianco, Ferretti, Signorile. Insomma, dalle mani del palleggio di Manu Benelli, cosa ne pensi di questa scelta di Marco Bonitta? Ma lui l'ha giustificata, intanto credo che i conti si debbano fare alla fine, quindi lui verrà giudicato come tutti in base ai risultati alla fine. E io credo che, non lo so, ma penso nella mia testa che la sua sia stata una scelta dovuta più che altro alle condizioni fisiche non perfette di qualche palleggiatrice. Io credo che se la Leo sta bene, credo che non ci siano dubbi, insomma, su chi debba giocare. La domanda sembra scontata, ma volendo fare un parallelo tra la pallavolo di ieri e quella di oggi, cosa è cambiato? Allora, in tanti e tutti, e una parte anch'io, direi la fisicità, cioè sicuramente c'è più fisicità, purtroppo io aggiungo molta meno tecnica, cioè sì, c'è molta più fisicità ma molta meno tecnica. E questo purtroppo porta a un gioco un po' più scontato, insomma, un abbassamento un po' del livello in generale. Grazie.